Vediamo chi dirigerà l'esibizione. Vediamo il maestro Benvenuto Ginofreo, eccolo qua. Allora c'è Warren Battista della Box Piovese, facciamo un applauso. Facciamo un applauso al maestro Benvenuto Ginofreo, che dirigerà questa esibizione. E poi dovrà seguire i pugili ovviamente per le semifinali di questi campionati regionali. Gianrico Sanchez, eccolo qua, Cuba Box e Guerra Vicenza. Gerico, puoi seguire sul riglio. Allora, esibizione, due riprese da un minuto. Iniziamo fra poco. Bene, facciamo un applauso ai due ragazzini di Ancuria, eccoli qua. Iniziamo. Prima ripresa. Bene, termina così la prima ripresa di questa esibizione. Poi avremo un match di sparring io al femminile canguro tra Emma Cananza, box Arde Solesino, e Isabella Malones, box Piovese. Vai là, sederti dietro di lui. Bene, fuori secondi. Seconda e ultima ripresa di questa esibizione. Bene,
applauso per questa esibizione diretta dal maestro del merito Gino Freo, tra Jericho, Strangese e ora in Pakistola. Bravi. Diamo anche un cartetto, diamo una madre di questa esibizione giustamente. Ci sono anche le medaglie per i due atleti, due canguri, eccoli qua. Bravi, un applauso. Sono loro il futuro del pugilato della boxe, quindi li seguiamo anche con simpatia e attenzione. Bene, un saluto ai due atleti che scendono, passiamo ai canguri, al femminile, spari via match, sempre due riprese da un minuto ciascuna, attendiamo sul ring Emma Cananza, box Natta Solesino e Isabella Manones della box piovese. Lorenzo Zanina dirige questo match, canguro al femminile. Ha visto come ho fatto ieri? Questo è il lavoro. Questo è il lavoro. Quello che ho fatto ieri, quel lavoro. Perché tu vieni dietro a me? Tu devi stare. Lui è la tua ombra. Brunetto, brunetto. Mi sei fatto sempre. Ehi, come ho fatto ieri? Chiama Cananza, box Solesino, Isabella Manones, box piovese, match di spari mio, sono canguri, ragazzi, queste qua due riprese, con ciascuna Lorenzo Zania dirige queste riprese. Andate con lui a fare il copitore, quando Giulio ha finito, vedete tante carne vuole? Oggi è seconda giornata dedicata alle semifinali, anche di vincere fuori programma, domani le finali che decreteranno i vincitori, i campioni regionali elite, i campioni veneti che andranno a disputare la fase finale nazionale in dicembre. Siamo pronti? Prima ripresa. Appena finita lui, tu devi venire. Sono qua, non vado. Mi guardi mai, comunque c'è Campana, subito russa. Bertina subito dopo russo, però come cosa, poi c'è Doria. E poi Campana. Quindi siamo uno dietro l'altro e poi Campana abbiamo un po' di per lui così la prima ripresa. Thank you.
posizione fuori secondi. Seconda ed ultima ripresa di questa un'esibizione match di sparring io e Macanazza, Isabella Malones. Così il match di sparring io, ma è una ragazza, esattamente una parola di stare, le due atletiche al muro, tra poco daremo anche il verdetto finale. Subito dopo Jericho Sanchez, ancora dopo box numero, opposto a Stepic Derevin della box piovese, sempre un match di sparring io. Poi inizieremo con le semifinali. Dopo questi match, chilogrammi 57, quindi validi match validi per i campionati regionali Elite. Chiamo le due atlete a centro ring, grazie per il verdetto finale. Diamo il verdetto, incontro pari tra Emma Granazza e Isabella Manores. Parola di due atleti nel muro, box anche al femminile, nuove leve, nuovi talenti che stanno per sbocciare le varie palestre, le varie società pugilistiche qui del Veneto. Premia Andrea Scalise, presidente della box piovese. Passiamo a un altro match di sparinio. Tra Jericho Sanchez, Cluo Box Guiro, Vicenza ed Aaron Stepic, Box Piovese. Ancora da Jericho Sanchez. Anche questo match di sparinio è previsto sulla distanza delle due riprese da un minuto ciascuno. A dirigere Giovanni Federico. Prima ripresa. Thank you.
Fermi così la prima ripresa. Per il prossimo match delle squadre mie vi do prepararsi Bruno Genacasio, Cubo Box del Modena Vicenza e Cristian Spinelli della Box Iovese. Dopo questo match, il prossimo, inizieremo i match ufficiali per i campionati regionali Elite. Seconda giornata, seconda serata qui alla Sport Monteverdi di Lietoli. Ricordo sempre tutto realizzato da Box Iovese, New Box 2010, Box Cavarza e Chioggia. Attenzione, fuori i secondi. Seconda e ultima ripresa. Bene, passiamo al prossimo match di Sparinio, l'ultimo di Sparinio. Atteniamo sul ring Bruno Gianantonio, Gianantasio, scusate, e Cristian Spinelli. Chiamiamo Tasinato a dirigere questo match. Cristian Spinelli, eccolo qua, della Box Iovese. Spari mio allievi, questa volta tre riprese da un minuto, ciascuna a dirigere queste riprese, cambiamo Tasinato. Pronti per l'ultimo match di Sparinio, questa volta allievi.
Bruno Giantasio, Cristian Spinelli. Prima ripresa. Termina così la prima ripresa. Attenzione, fuori il secondo. Seconda ripresa. Termina così la seconda ripresa. Allora, per il prossimo match, semifinale chilogrammi 57, invito a prepararsi Leonardo Campana, Cubo Box e Guido Vicenza, e Roberto Mazzon della Treviso Ring. Quindi sarà la prima semifinale chilogrammi 57. Ecco l'occasione per ricordare che le finali si disputeranno domani pomeriggio con inizio alle ore 16, sempre qui al Parasport di Lietoli Monteverde. Attenzione, fuori i secondi. Terza ed ultima ripresa. Oh, wow.
Bene, termina così il match di Spalinio Allievi tra Bruno Gelatasio con il box di Duro Vicenza e Cristian Spinelli, box di Piovesa, tra poco il verdetto finale. Poi inizieremo con il primo match ufficiale dei campionati regionali Elite, semifinali chilogrammi 57. E le chiamo i due pugili, due allievi a centro ring per il verdetto finale. Grazie. E le chiamo il verdetto, vince all'angolo blu Cristian Spinelli, box del Piovesa. Un applauso anche a Bruno Gelatasio, box del Duro Vicenza. Premia come di consueto Andrea Scalzese, presidente della box del Piovesa. Ufficiali dei campionati con una semifinale al limite dei chilogrammi 57. Sul ring saliranno Leonardo Cantana con Max Inguiro e rimane Roberto Mazzoni dal Treviso Ring. Lorenzo Zanin sul ring è già provato il referee come dirigere questo match e questo combattimento. Attendiamo i due pugili sul quadrato, grazie. Debutta sul ring in questa seconda serata Giorgia, la nostra cartellina ring di questa serata, già ieri sera, questa sera e domani pomeriggio. Bene, sul ring Leonardo Campana e Roberto Mazzon. Facciamo un applauso ai due pugili che daranno vita a questa semifinale al limite di chilogrammi 57. Tre riprese da 3 minuti ciascuna a dirigere Lorenzo Zanin. Auguro maestro. Auguro maestro. Hello. Hello. Prima ripresa. Aspetto, aspetto! Bravo, ecco, voglio! Vai, vai, vai! Ah, ah. La mano avanti,
Chiamala avanti, Leo! Torna così la prima ripresa. Ricordare con gli sponsor, Reale Mutua Assicurazione, Agente Procuratore Maria Scalise, Piano di Sacco, Star Service, Nuovo Milano Car Service, Sfera, abbiamo contratto Stefano, Presidente Spino Barber e Taglieria Lupenna, un ringraziamento particolare a questi sponsor, amici della Box. Ricorderemo altri sponsor ovviamente che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questi tre giorni qui a Oltre giorni pugilisti di Simone qui a Dietoli e Campolongo Maggiore, questo parasport bello, interessante ed accogliente, parasport Monteverdi. Attenzione, fuori in secondi. Attendo il lavoro, Leo. Seconda ripresa.
Attenzione, fuori i secondi. Vai Leo. Vai porta Leo. Dai Leo, il tuo. Leo. La terza ed ultima ripresa. Esci. Bravo. Vai Leo. Montate con vento, no! Montate con vento, no! Vai, Leo! Montante con vento, Leo! E termina così questa semifinale, vedete che ore 57, un altro campione era posto Alberto Mazzoni, tra poco daremo il verdetto finale. A premiare i due pugili, chiamo sul ring Maurizio Stecca, grazie. Maurizio Stecca, campione olimpico Los Angeles 1984, campione italiano, campione europeo, campione del mondo con due professionisti, Maurizio Stecca, ci ha voluto onorare con la sua presenza in questi campionati regionali e lì. Bene, fuggi dal centro ring per il verdetto finale, grazie. Bene, diamo il verdetto, vince del primo finalista categoria chilogrammi 57, all'angolo blu, Roberto Mazzoni, Treviso, Rino. Facciamo un bel applauso anche al suo antagonista, Leonardo Campana, Cubo Box di Torino, Vicenza. A premiare due pugili ovviamente, grande Maurizio Stecca. Salutiamo due pugili e Maurizio Stecca, grazie. Bene, saliamo di categoria, semifinale chilogrammi 60, vediamo che dirigerà questo match, questo combattimento, o fai della dirsi voglia, eccolo qua Giovanni Federico, e chiediamo sul ring Yuri Ruska, Cubo Box numero Vicenza, e Derek Cuba, Yuri Box, maestro.
Yuri Ruska sul ring, andrò dopo Max Duro di Cesaro. Eric Gomba, Yuri Box, Mestre. Tre riprese di box, 3 minuti ciascuna. Limite di programmi 60, questa semifinale, Giovanni Federico a dirigere questo match. Bene, ultima raccomandazione dell'arbitro, poi siamo pronti per questa semifinale al limite dei chilogrammi 60. Prima ripresa. Attenzione fuori i secondi. Seconda ripresa. Thank you.
Aspetta Yuri! Aspetta! La mano avanti Yuri, la mano avanti! La mano avanti! Aspetta lui! Hai due! Uno montante, Yuri! Al petto, al petto, Yuri! Vai, Yuri! Tu! Tu! Dai! Tu! Vai, Yuri! Al petto, al petto! Termina così la seconda ripresa. Prosto match, semifinale Rimini Calarone 63-500, invito a prepararsi Osman Moci, box Vano di Verona e Giuseppe Fabric della Cami Center, amici della box. Maestre. Attenzione, fuori in secondi. La terza ed ultima ripresa. Ecco! Ah, Yuri è tuo! Aiuto!
e termina così la semifinale tra Yuri Rusca, Cuba Box e Governo Vicenza ed Erika Cuba, Yuri Box, maestro, bel applauso dei pugili, match vincente e tirato, tra poco daremo il permesso, conosceremo il vincitore di questa semifinale e finalista ovviamente di questa categoria, chi lo verrà in 60. Pugili a centro ring per il verdetto finale, grazie. E vediamo il verdetto. Vince la finalista della categoria chilogrammi 60, questi campionati regionali elite, Erika Cuba, Yuri Boxer. Un bel applauso anche al suo antagonista, Yuri Musca, Cuba Boxer, di Vicenza. Premia i due pugili, Andrea Scalise, presidente della Boxer, Piovesi. Per il momento della semifinale, chilogrammi 63.500. Sarà Damiano Tasinato a dirigere questo match. Attendiamo Osman Veloci, box Badalotti Verona e Giuseppe Ferri, che è la camisetta della vincita della box. Maestri. Andiamo su Rego, Osmond Voci e Giuseppe Fernic. Thank you.
Ora, schivo. Ecco, Edoardo Bertini, sto ricco, box amicizia, e Mario Liberti, box Dynamite. Seconda semifinale a limite di chilogrammi 63-500. Ricordo sempre le finali domani pomeriggio alle 16 per decretare i campioni regionali Elite. Tre riprese di box, anche queste, a 3 minuti ciascuna. Dobbiamo Tasinato a dirigerlo. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Tira, 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 tira.
Non fermate con lui, Canelo! Non fermate con lui! Pigliate a capa! E capa! Vai via, Canelo! Ho fatto la sola, voleva fare 40 minuti, niente. E un nano così, fammi già, un nano, pim pam, e faccio così, lo uccido così, tata, tata, come una roba. Hai aperto tu, sei mago, e dopo vai avanti. Vai avanti, vai avanti. Dopo vai avanti. Come andare avanti con mago? Primo caso di dopo. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Piglia la chiave. E capa Canelo! Pigliale e capa! Bruno! Basta! Pigliale e capa Canelo! Pigliale la chiappa! Ecco, bravissimo! E chiappa, Canelo! Pigliare la chiappa! Termina così la seconda ripresa. Prossimo combattimento, prossimo match, un fuori programma. Il gigante Junior invita a prepararsi Alessandro Zagarella, Box Club Pistoia, e Ryan Luciano Verdani della Box Piovese. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa. Bye.
Ortonello! Ortonello! Una delle società organizzatrici di questi campionati regionali elite assieme alla New Box 2010 e alla Box Cavasari Chioggia. Bene, abbiamo presentato, consegna al commissario Gemma della Vedova i cartellini, pugili al centro ring per il verdetto finale, grazie. Questa e dopo un'altra. Dove veniamo al verdetto, vince del secondo finalista categoria 63-500 all'angolo rosso Edoardo Verdini, uno box e due brava anche Mario Oliverti, box e Dani Chieri, premio Andrea Scalise per le medaglie per i due pugili semifinalisti in questa categoria. Bene, un applauso a due pugili che scendono dal ring. Poi viene seguito un ringraziamento al grande Andrea Scalise. Passiamo un match fuori programma, pugilato Junior. Sorride Sanidano, Alessandro Zagarella, box credo di Pistoia. E Ryan Luciano Verdani, box Piovedo. Vediamo chi dirigerà questo match fuori programma, quindi non valido per i campionati regionali elite. Lorenzo Zanin, referee di questo combattimento. I pugili possono salire sul ring, grazie. Tu non devi firmarti con nessuno. E lo prendi. E dopo vai. Questo match sarà previsto, ed è previsto sulla distanza, delle tre riprese, da due minuti questa volta ciascuno. Limite chilogrammi, 80. Poi avremo altre due semifinali, chilogrammi 67 e due semifinali, chilogrammi 71. E per concludere altri due per chilogrammi 75, quindi dopo questo match altri combattimenti vibranti, interessanti, validi per i campionati regionali e l'Inter. Ryan Luciano Verdani, box e Piovese. Non puoi stare con me.
Vai, vai, vai! Al passo, come la voce poi tutti i giorni? Da finale stavo guardando qualcosa che fa. E ne messo fuori programma Giulio, chilogrammi 80 al limite, tra le imprese da 2 minuti ciascuno. Lorenzo Zanin a dirigere questo match, questo combattimento. Guarda, fammi prendere la forma, e la continuità Ora un attimo, poi sono pronti per questo match. Prima ripresa. Proprio così la prima ripresa. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Thank you.
tutto. Tenevo silenzio e comunque la ripresa. Prossimo combattimento riprendiamo con i match ufficiali dei campionati regionali Elite, semifinale, chilogrammi 67. Invito a prepararsi e Nicolò Monti della box, Dino in piedi. Attenzione, fuori in secondi. La terza ed ultima ripresa. E troviamo così il match fuori programma Junior, chilogrammi 80 tra Alessandro Zagarella, box club Pistoia, e Brian Luciano Vergani, box Pioese. Bel match anche questo, tutti i match interessanti, spettacolari, in queste giornate pugilistiche qui al Sport Monteverdi di Vietoli, campionato maggiore, fase regionale di campionati, Elite di pugilato. Momento di raccolta dei cartellini, ovviamente, quindi invito i pugili a centro ring per ricevere il verdetto finale. Grazie. Prego a centro ring. Bene, pronti per il verdetto. Vince all'angolo blu Ryan Luciano Verdani, box di Pesaro. Per applauso ad Alessandro Zagarella, al fine della box club Pistoia. Premio ovviamente Andrea Scalise con le medaglie offerte dalle tre società organizzatrici di questi campionati regionali Elite, ve lo ricordo, Box Piovese, New Box 2010 e Box Cavazzari Chioggia. Un applauso ai due pugili che scendono dal ring. Torniamo ai match in programma per i campionati regionali, un
la semifinale che dovrà vista 67, prima semifinale di questa categoria. Sorriglia saliamo Ted Gianni Iaudoria, Cubo Box Guglielmo Vicenza e Nicolò Botti della Box Dynamite. Tiene. A dirigere questo match Giovanni Federico. Attendiamo i due pugili. Eccoli qua. Ted Gianni Iaudoria, Cubo Box Guglielmo Vicenza, Nicolò Botti, Box Dynamite. Prima semifinale, chilogrammi 67. Tre riprese di box da 3 minuti ciascuno. Ancora un attimo di attesa, poi siamo pronti per questa semifinale. Poi ci sarà la seconda semifinale, limite chilogrammi 67. Tra Mihil Zabolotti, pugili di Scaligera Verona, e Marco Finetti della Maidon Vicenza. Sarà la seconda semifinale dopo questo match. Quindi, eccolo qua, sta arrivando. Pronti per la prima semifinale, chilogrammi 67. Prima ripresa. Vai, vai Gianni, vai! Ehi, come passi? Blocca già Gianni! Vai, blocca già, blocca già! Ecco, vai, vai, vai! Vai avanti, vai avanti! Vai, vai, vai! Dentro, mutante dentro!
Dentro, puntate dentro! Termina così la prima ripresa. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Alza la mano. Finisce così la seconda ripresa. Prossima semifinale, sempre di novembre 67 limite, invito a prepararsi Michele Zabolotri della pugilistica Scaligia della Verona e Marco Finetti della box Maidon. Vicenza. Ovviamente ricordo sempre domani inizio ore 16, tra le 4 pomeridiane, le finali di questi campionati regionali elite organizzati dalla box Piovese. Collaborazione con la New Box 2010 e Box Cavazza e Chioggia, quindi un ringraziamento particolare a queste tre società pugilistiche che hanno organizzato questa tre giorni pugilistica nell'ambito dei campionati regionali elite.
per i secondi. Per la terza ed ultima ripresa. Semifinale chilogrammi 67 tra Pedro Gianni Iandoria, boxe duro, e Nicolò Monti in box Diamond Tiene. Tra poco conosceremo il primo finalista di questa categoria per l'appunto chilogrammi 67. Chiamo a premiare i due pugili, Maurizio Stecca, grazie. Grazie a te. Qua. È la storia del pugilato di lui, Maurizio Stecca. Come vi chiamate voi? Un'ottima di attesa per la raccolta dei cartellini. Bene, pugile centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Allora, siamo pronti per il momento, vince del primo finalista, categoria chilogrammi 67, all'angolo rosso, che è Gianni Iandoria, come boxe di Vicenza. Facciamo un applauso anche al suo antagonista, semifinalista Nicolò Mottin, della boxe Dynamic Tiene. A premiare i due pugili, come detto poc'anzi, il grande Maurizio Stecca. Maurizio Stecca consegna le medaglie, e di medaglie lui se ne intende, soprattutto quella d'oro, medaglia d'oro di Los Angeles 1984, le Olimpiadi. E anche altre medaglie, oro Maurizio, Coppa del Mondo e tutto quanto.
grande Maurizio. Bene, passiamo alla seconda semifinale, chilogrammi 67, vediamo chi dirigerà questo match tra Mihil Zavolotny, pugilistica Scaligera Verona, e Marco Finetti, boxer Maimoni, Vicenza. Cambiano trasinato, eccolo qua. Avveniamo due pugili, sorrido. Marco Finetti, boxer Maimoni, Vicenza, Mihil Zavolotny, pugilistica Scaligera Verona. Tre riprese di box, da 3 minuti ciascuna, in palio, la finale, chilogrammi 67, pantaloni pomeriggio, ora 16. Adesso la pesa avanti, chiuso, le bene, pronti per la seconda semifinale, chilogrammi 67. Prima ripresa. Mi piace? È buono? La bella che viene del pueblo io. Che mi prendi me? No, no, che mi prendi me? No, no, no. È buono il caramento? Sì. Però uso, perché io non tengo lo che tengo... Guarda che tengo, sono 14. Gli anni che non lo vedi, ancora il telefono può avere il 9 o il 10. Sì. Io comunque adesso mi preparo per questo signor più tardi. Guarda bene. Guarda l'incontro. Questo è il settimo, questo è il 2, falta un altro 2 e poi io. Siamo ora. Ma questo è il 16. Termina così la prima ripresa. Ricordo che la prima semifinale, seconda semifinale, chilogrammi 67. Seguiranno le semifinali, chilogrammi 71 e le semifinali, chilogrammi 75. Giusto per finire il programma di questa seconda giornata, serata pugilista qui a Quale Sport Monteverdi di Lietoli. Attenzione, fuori in secondi.
Seconda ripresa. Così la seconda ripresa. Nel prossimo match, prima semifinale, chilogrammi 71, saliranno sul ring Luca Coccoboscolo della box piovese e Khalid Namane della Padova Ring. Vuoi ricordare anche tocchi impianti, studio di prevenzione, clinica acustica 2A, MR, lavorazione in carton gesso. Attenzione, fuori il secondo. E la terza e l'ultima ripresa. Thank you.
Prima ripresa. Terra così la prima ripresa. Attenzione, fuori i secondi. Thank you.
Finisce così la seconda ripresa. Per la prossima semifinale, sempre i chilogrammi 71, invito a prepararsi Oreste Cattaneo, Cami Center, amici della Box Maestre, e Swan Galli, Union Box Maestre. Saranno loro i protagonisti della seconda semifinale, chilogrammi 71. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa. Yeah.
Capito che è lo stop dal match. Cardellini ricorda che il prossimo match, la prossima semifinale che dovranno i 71, sarà tra Oreste Cattaneo e Swan Galli. Bene, abbiamo i cartellini. Allora diamo il verdetto secondo ogni pugili al centro ring, ovviamente girati verso la tribuna, grazie. Allora vince per KO del primo finalista, chilogrammi 71, all'angolo rosso, Luca Cucco Boscolo, boxer piovese. Facciamo un grande applauso anche a Calito Normale, Padova Ring, protagonista di un grande match con Luca Cucco Boscolo. Bella semifinale. Facciamo un grande applauso a due pugili, protagonisti di un bellissimo e recente match. Passiamo alla seconda semifinale, chilogrammi 71. Atterreremo sul ring, attendiamo Oreste Cattaneo, Cami Sender, amici della box master, e Swan Galli, junior box master. Vediamo che dirigerà questo combattimento. Giovanni e Federico dirigono questo match. Resta il Cattaneo, Cami Center, vince della box del mestre. Swan Galli, Union Box del mestre. Tre riprese di box, 3 minuti ovviamente il tempo e la durata di queste riprese. Seconda semifinale, chilogrammi 71. Sul ring Oreste Cattaneo opposto a Swan Galli. A dirigere questo match Giovanni Federico. Prima ripresa. Realizzato,
Tenere così la prima ripresa. Ricordo che la seconda semifinale di Vitimino verrà nel 71, finale che inizieranno domani pomeriggio alle ore 16. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. L'arbitro decreta lo stop e il combattimento. Bene, pronti per il verdetto, quindi pugili al centro ring. Allora vince del secondo finalista categoria chilogrammi 71 all'angolo rosso Oreste Cantabile per sospensione cautelare. Camisetta, la vincita del box mestre. Un applauso per suo Garri, bravo e sfortunato antagonista del Union Box mestre. Premio Andrea Scalise, presidente della box del Piovese. Abbiamo già i due finalisti, chilogrammi 71, domani pomeriggio si affronteranno Luca Cucco Boscolo, box piovese, ed Oreste Cattaneo, Camisender, amici della box mestre. Saliamo ancora di categoria, chilogrammi 75, tra poco sul ring Nicolo Zotti, Camisender, amici della box mestre, e Sebastian Johan Canton, Cuba Box e Guerra Vicenza. Sarà Damiano Tasinato a dirigere questo match, attendiamo i due pugili sul ring ovviamente. Nicola Zotti, Camisetta, invece della box maestra, Sebastian Johan Canton, Cuba Box, numero Vicenza. Tre riprese di box da 3 minuti ciascuna, prima semifinale, chilogrammi 75. Damiano Tasinato a dirigere questa semifinale. Prima ripresa.
quattro volte, Giovanni. Attenzione, fuori i secondi! Yeah.
Perché così la seconda ripresa. Per la prossima semifinale, chilogrammi 75, invito a prepararsi Luca Barbaresco, della box Santa Monica, e Francesco Gottardo, box Camarzare e Chioggia. Attenzione, fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Finale, grazie.
Prego Centroling. Bene, pronti per il verdetto. Vince ed è il primo finalista categoria chilogrammi 75 all'angolo blu, Sebastian Iova, tanto due box del vero. Vincenzo, grande applauso per Nicola Zotti, Gianni Sender, amici della box. Maestro. Finesca Lise premio con la medaglia. Lo sconfitto, medaglia di bronzo ovviamente per Nicola Zotti. E passiamo alla seconda semifinale, chilogrammi 75, che è anche l'ultimo match di questa seconda giornata, pomeriggio serata pugilistica qui al Parasport Montaverdi di Lietoli, nell'ambito dei campionati regionali e lì. Salirà lo storico Luca Barbaresco, box Santa Monica, e Francesco Gottardo, box Cavazzoli Chioggia. Teniamo l'arbitro e il referee di questo match, poi annuncerò e chiamerò i due pugili sul ring. Lorenzo Zanin dirigerà questo match. Francesco Gottardo, box Cavazzer Chioggia. Vediamo il suo antagonista, Luca Barbaresco, la box Santa Monica. Tre riprese di box da 3 minuti ciascuna, e in palio la finale dei chilogrammi 75, Luca Barbaresco opposto a Francesco Gottardo. Dirigerà Lorenzo Zanin. Un attimo di attesa, poi siamo pronti per questa seconda semifinale. E la seconda semifinale, limite chilogrammi 75. Prima ripresa. Che stai? Vai! Vai!
Termina così la prima ripresa. Attenzione, fuori i secondi. Così termina la seconda ripresa. E salutiamo anche Giorgio, l'ultimo giro sul ring per oggi pomeriggio, per questa serata. Appuntamento domani come Valetta Caterina Ring. Giorgio, un applauso, grazie. Ricordo domani pomeriggio ore 16 l'inizio delle finali per decretare i vincitori, campioni regionali, elite, campioni meriti ovviamente. Attenzione, fuori i secondi. La terza ed ultima ripresa.
qua cantate mai con un ombre, già mi viene più tardi. No! Dai! Dai! Termina così la seconda semifinale, programmi 75, sul ring Luca Barbaresco, Box Santa Monica, Francesco Gottardo, Box Camazza e Chioggia. Tra poco daremo il verdetto e conosceremo il secondo finalista di questa categoria, per l'appunto chilogrammi 75. Già pronto per la premiazione della Scalise, presidente della Box della Piovese, una medaglia da consegnare allo sconfitto, ovviamente, medaglia di bronzo. Abbiamo già i cartellini, pugili al centro ring per il guardetto finale, grazie. Costore, di chi è questo? Bene, abbiamo già il guardetto, la revincia del secondo finalista categoria chilogrammi 75, all'angolo rosso, Luca Barbaresco, Box Santa Monica. Bell'applauso anche a Francesco Contardo, della Box Tomasa e Chioggia. Quindi domani la finale, chilogrammi 75, sarà tra Sebastia, Ioan Canton e Luca Barbaresco. E un saluto ai due pugili, un saluto anche ad Andrea Scalise, che vedremo anche domani ovviamente. Lorenzo, abbiamo finito, seconda giornata pugilistica archiviata, grandi match sempre spettacolari da vincenti. Domani pomeriggio appuntamento alle ore 16 per le finali anche dei match fuori programma di questa stagione pugilistica nell'ambito dei campionati regionali elite. Da Maurizio Merighini, buona serata a tutti, ci vediamo domani ore 16. Buona serata, grazie. Thank you.
Roma e la Lazio alle prime. Io non le prime andando a due arrivo. Io la prendo. Ma chi è che è? La Paola. Aspetta, stai tranquilla.